tutti gli amici, oggi voglio dimostrare che temperatura c'è all'interno di una casa non isolata e una casa isolata. Oggi è il 25 settembre 2022 e andiamo a vedere questo esperimento. Qui mi trovo all'interno di una casa non isolata e la temperatura, che si può leggere qui dal termometro, sono 20,7 gradi. Con la termocamera andiamo a fare un'indagine quantitativa della temperatura superficiale della parete. Vedete che è all'intorno 19,5 gradi e qui 19,8 gradi. Siamo all'incirca sui 19 gradi. Ora sono all'interno di una casa isolata. È stato appena fatto il cappotto termico all'esterno. Andiamo a vedere che temperatura si rileva all'interno. Eccola qua. Allora, 23,6 gradi. È la temperatura che si percepisce qui all'interno. Ora andiamo a fare un'analisi con la termocamera. Ora con la termocamera andiamo a vedere la temperatura superficiale della parete isolata a cappotto. Vediamo che si rileva una temperatura all'incirca di 22 gradi 23 gradi come temperatura media della parete. Allora, dai due rilievi abbiamo potuto vedere le differenze di temperatura tra una casa isolata e una casa non isolata. La differenza di temperatura è all'incirca di 3 gradi e le temperature superficiali delle pareti sono, abbiamo visto, all'incirca 20 gradi virgola qualcosa per la casa non isolata, mentre per la casa con il cappotto termico la temperatura superficiale interna è all'incirca di 23 gradi. Perciò il delta termico che c'è sulla parete esterna è uguale al delta termico che c'è rilevato con il termometro all'interno dell'appartamento. Ecco, perciò è molto importante, abbiamo visto oggi, che cosa? Capire che l'importanza di isolare a cappotto gli edifici esistenti, ok? Questa è la prima fonte di risparmio che va fatta, che è quella appunto di isolare termicamente gli edifici esistenti. Bene, un saluto da Nicola Pretti e ti ricordo che la mia casa sostenibile la trovi su nicolapretti.it. Ciao!